Ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo video, in questo caso un nuovo vlog. Ieri mi sono lavata i capelli, quindi sono ancora nella mia fase dove sembro Biancaneve. Questa piega un po' così indefinita sistemeremo, anche se non mi dispiacciono. Cioè, mi piace questa cosa del volume. Forse dovrei solo far rientrare le punte, dopo ci proviamo. Comunque, mi stavo spesole nel mentre sto rispondendo 8000 messaggi, devo fare 8000 documenti e ho appena aperto gli occhi, appena insomma, da poco. Poi mi ha suonato il corriere di Amazon, stamattina già piena. Comunque, sarà una giornata molto bella oggi, sicuramente vi divertirete perché primo mi vedo con Giulia, che mi deve accompagnare a fare dei giri. Secondo, mi vedrete soffrire, quindi per chi mi vuole vedere soffrire è il benvenuto, perché dopo tantissimi mesi, perché sono veramente tanti 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 mesi, perché io l'ho fatto prima dell'estate, poi appunto sono partita e lo sto facendo adesso, quindi saranno passati almeno 6 mesi che io non faccio il laser ai tatuaggi, lo sapete, ve l'ho spiegato più di una volta. Sto facendo il laser per togliere alcuni tatuaggi, quindi oggi sarà interessante anche per quello. E poi, ragazzi, main focus di questo video: Giulia proverà il ristorante coreano per la prima volta in vita sua. Mi ha già detto che non ci verrà mai in Corea. Staremo a vedere, magari la convincerò in qualche modo, perché a parte non le piacciono i viaggi lunghi, ma non è molto nella cucina soprattutto coreana, quindi magari le faremo cambiare idea. Poi mi devo accompagnare appunto a fare il laser. Stavolta non vi riprendo nessuna scena con il laser, mi dispiace, ma l'ultima volta mi si sono bruciate le fotocamere del telefono, vi ricordate? Ecco quando era successo, perché poi dovevo partire e andare a Las Vegas, quindi era poco prima di aprile. Questo qua che ho per lungo spero sia quello che si toglierà meglio di tutti, perché è l'unico che poi non so come coprire effettivamente. Ho tentato tante volte anche di parlare con i tatuatori, essendo in questa posizione in mezzo agli altri è un po' rognoso da coprire, però ecco, gli altri per fortuna si può assolutamente fare. Secondo me anche con questa seduta già poi sopra ci potrò fare qualcosa, vediamo come reagisce. Sicuro mi riempirò di bolle, cose, come è successo anche l'ultima volta. No, eccola qua, ed è arrivata. Ed è arrivata. Volevo riprendervi la sua reaction. Non so che mi stava chiedendo se al ristorante coreano c'hanno il tonno. Ma tu mi hai ingannata però. Perché? Che ti ho detto? Perché mi hai detto sì, andiamo là, troveremo qualcosa di più. Qualcosa? E tu mi hai detto c'è il riso, io ti ho detto sì. Sì, ma io pensavo che non so, un riso alla cantonese. Oppure volevo prendere una proteina e sbatterla io nel riso. Vabbè, cioè, ti ho detto qualcosa ci sta. Cioè, qualche secondo, nel senso. Da prendere tipo delle verdure. Qualcosa, sì. Perché vedo che in Corea di verdura non. Non se ne usa. No, non quella che intendi tu. Cioè, non è che ti fanno le verdure trifolate, cioè, non le zucchine saltate in padella. Che fanno? Utopia. Non te la fanno? Utopia. Kimchi! E che è questo kimchi? È il cavolo. Ma c'è, cioè, speziato, ci stanno cose. Io non ce la posso fare, aiutatemi. Ma io voglio sempre una cosa, sgarro la mia alimentazione. No. Dai, no, ma tu ti prendi una zuppetta. Che schifo, una zuppetta da pietà, no. No, 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 ci sta qualcosa, non ti devi preoccupare. Più che altro oggi è sistemata. Ma pensa un po'. Sì, ma oggi sto facendo un vloghettino, un piccolo vlog. Ciao. Guardate, c'è anche la Manuela. Ciao. Mi ha detto che non sono sistemata, Ilaria, figuriamoci lei. Vabbè. Manuela, ma tu lo sai che io ti volevo rubare gli occhiali Gucci una volta, no? Lo sapevi? Infatti mi sono rimessi in abbordo. Infatti non l'ho più trovati. Ciao Manu. Comunque, oggi Ilaria, niente, è tutta sistemata, tutta chitarra, invece guardate io come sto. Tutta struccata, così, caduta, tutta bella sgasciata. E vabbè, andiamo a provare questa esperienza di coreano. Si è preso un cazzo. Che mio padre si è fatto. Dai, forte, vigorosa. Che mo si piace questo? Ma che è? Ma se non mi piace poi? Perché se non puoi assaggia. No, senza, dai, non si può. Bravo. Perché? Vai. Sei tranquilla. Devi seguire, bravo. Inizio. Ma vorrei prendere fama, mi brucia, credo, no? Allora, siamo appena uscite. Giulia, vieni qua perché l'hai detto nelle storie, ma non l'hai detto. Dove sei? Dove non sei? Non ci vedo. La mia patonga. No, ragazzi, c'è una storia perché è curiosa e interessata. Vai. Allora, praticamente noi siamo stati tutto il tempo
mentre mangiavamo di la mia patonk. Sì, prima dimmi un voto però per questa esperienza. Allora, prima di iniziare. Okay. Il voto è da quanto? Da 1 a? Ma 1 a 5, dai. Da 1 a 5 direi 2 e mezzo, nel senso che avevo un pregiudizio, perché nel senso non mi ha mai ispirato così, no? L'ho assaggiato le cose, sia i miei piatti che i suoi. Alla fine ti dico, ci sta, se possono mangiare. Se ci dovessi tornare, cioè se vedevo di oggi c'ho proprio voglia della mia patong, non ci tornerei mai, cioè. Ma sono rido perché, ragazzi, no, c'è una storia, vi giuro, mai nella vita una cosa fu così. Cioè nel senso, allora noi parlando, avete presente l'episodio di MasterChef dove quella presenta il piatto e gli fa: questa è la mia patong, cioè il nome del piatto, patong? La mia patong, come la tua patong, vabbè, insomma, ci hanno trovato tutti i doppi sensi del mondo, perché dai, non ti puoi presentargli e dire questa, cioè, no, ok, va bene. Comunque, stavo parlando di MasterChef tutto il tempo a di sta cosa, a un certo punto mi giro, gli dico: Giulia, ora quella è una di MasterChef. Lei: no, ma che cosa stai dicendo? Invece era lei, era, mi sa che si chiama Silvia, tra l'altro. Comunque, la ragazza quella fissata con cose asiatiche, parlava sempre cose coreane, e ce la siamo trovata a mangiare col coreano. Poi abbiamo, quindi Giulia l'ha salutata. Io sono andata e ho fatto proprio ciao. E la cosa curiosa è che lei avrà sentito tutto il tempo la mia patonca, perché poi quando eravamo fissa con una cosa, noi così, proprio. E poi, ragazzi, appena siamo arrivati, allora, non ho potuto vloggare, non ho potuto vloggare perché appena siamo arrivati c'era ve lo dico prima io, ve lo dico io, c'era un ragazzo stupendo che era il marito di Ilaria. Faccio prima cadere nel buco che trovo un marito, guarda. Comunque, il ristorante è questo, giusto per farvelo sapere. Giulia, illustracelo. Bellissimo. Vabbè, appena siamo arrivate, sì, c'era questo ragazzo bellissimo. Ragazzi, poi quando sono mixati hanno dei tratti particolari. Dai, bello, sì. Guarda, a me non piacciono, proprio bello, sembrava quello, sì, di... Sì, era un bel ragazzo. Quindi mi vergognavo a vloggare. Sì, cioè, sembra... Quello là con il codino di Pocahontas. No, già smettere, quello biondo. Oh, l'altro, chi cacchio è quello di Pocahontas? Oh, ah, è il fidanzato. Beh, oddio, non era proprio coreano. Vabbè, però sembrava un po', c'era il naso così, il codino così. Se vi state chiedendo come mi sento, a volte così. Madonna, che bella, questa vorrei a casa. Questa qui. Queste sono tutte le tue cosine. Molto mi piace, vabbè, questo ce l'ho simile. Molto però carina. Questo mi piace un sacco. Comunque, ora torniamo, devi andare a Vittorio Emanuele alla fine? Sono le 2:22, abbiamo un'ora abbondante. Allora, fidati. Quindi possiamo arrivarci. Abbiamo appena finito qua Vittorio Emanuele, Giulia ha preso quello che doveva prendere. Sono i suoi cerchietti neri, doveva cercare due cerchietti così neri. Ora andiamo a prendere la metro, andiamo a Lepanto, a Via Cola di Rienzo, oh, e vado a fare il laser. Sono pronta? Lo sai che sono 9 mesi? Sono pronta? No! 9 mesi che non lo faccio! Davvero? È un botto di tempo! Ok, abbiamo appena fatto il laser. Ragazzi, io me lo ricordavo peggio comunque. Infatti mi ha fatto i video e mi diceva: ma non senti niente? Ho detto: no, io mi sto rilassando. Ma io sento. Lei, ma tu sei una. No, infatti è più rumore che è fastidioso. E poi c'è la puzza di pollo quando bruci il pelo del braccio. Io mi metto là, mi guardo. Cioè, a me mi piace, capito? Mi interessa. Quindi è andata, ragazzi. Cioè, sto più male io coi piedi che lei col tatuaggio. Ah, guarda, molto probabile. Poi mi hanno messo il guanto qua al solito. A casa vi farò vedere, ma già sento che si sta gonfiando. E niente, ora possiamo andare. E va bene così. Ora c'è una piccola pausa. Un momento pausa. Dove mi porti di bello? No, ecco, io lo sapevo. Me la devo io la colpa. Vabbè, non è colpa. Allora, mi portano a un posto. Vediamo dove finiremo. Allora, mettiamola così. Ok, vediamo. Così, vediamo dove andiamo a finire. E si torna sempre da dove si è partiti, ragazzi. Siamo venuti qua, dove andava in accademia di trucco. Vi ricordate? Poi non so mai se avrò fatto qualche vlog in accademia. Dai, sicuramente sì. Guardate che vibes. Guardate che atmosfera, cioè guardate Roma, la meraviglia, 1 e 2, abbiamo preso un gelatino noi, meno 6 gradi, però ma il gelatino, perché... Come si chiama? Gelati? Non so mai come si chiama, io dico sempre la prima... Il signore De Cavour. Vabbè, c'è questa gelateria comunque, se venite da Via Cola di Rienzo, ve la fa... no, da Lepanto scendete, vabbè. La via per venire alla piazza, la via davanti alla statua? Amore, la via del Teatro Adriano, forse? Vabbè, ve l'abbiamo dette tutte, quindi se vi sbagliate non lo so. Comunque vi giuro, c'è questa gelateria che devono prendere pistacchio. Pistacchio e fondente, e se nocciola. Vi piace. Nocciola. Amore, sì, dai. E fondente. Le basi sono questi, certo. Tu che hai preso? Pistacchio e fondente. Io invece ho preso
comunque era croccolone, una stracciatella con la meringa, io cioccolato e Nutella e pistacchio con la panna ovviamente, perché se prendi il gelato non prendi la panna. Io non l'ho presa. Tornata a casa col mio guantino, mi giuro che ridere, però così era meglio, andava fatto. Skippate questa parte se vi fa schifo vedere roba, perché è inevitabile, purtroppo mi si inzuppa tutta la benda qua. Ovviamente si è già gonfiato il braccio, guardate qua. Ecco, forse così si vede bene. È inevitabile. Io ho già la pelle sensibile di mio, se ne fate uno solo è un conto, io ne faccio tanti in più parti vicine, quindi ovviamente questo è quello che ne concerne. Stavolta mi ha fatto molto meno male. Dicevamo, questo è quello che spunta fuori, quindi quello che vi posso far vedere. Lo sapete che vengono sempre le bollicine, poi mi dovrò prendere cura del tutto. Quindi questo confido che starà a buon punto dopo questa volta, perché veramente era molto lieve il tratto ormai. Dipende sempre da quanto è andato a fondo il tatuatore. Infatti quelli più difficili sono i primi, tra i primi che ho fatto. Tipo questo è andato proprio super 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 in profondità. Infatti è la stessa persona che mi ha fatto anche questi e quelli sulle dita. Invece ad esempio dalla ragazza dove vado ora, che è quella appunto che mi ha fatto i fiori, e mi ha fatto anche questo, che paradossalmente è molto più recente degli altri, si sta togliendo meglio. Quindi dipende sempre da tanti fattori. Anche quando mi chiedete, Ilam, secondo te questo tatuaggio che ho in quanto si toglie? Non si sa. Anche questo, vedete qua, ne rimaneva un pezzetto. Adoravo questi puntini sulle mani, questi qua soprattutto sulle dita, che sono quelli che con il laser mi danno più fastidio. Però purtroppo si stava allargando tutto il tatuaggio, vedete, era diventato brutto. Adesso mi devo lavare a pezzi perché non mi posso fare la doccia la sera stessa appunto che ho fatto il laser, che non posso bagnare la parte, ma come faccio a farmi la doccia senza usare la mano, il braccio, cioè è un casino. Quindi mi laverò a pezzi, farò questo sacrificio, perché poi ogni volta che prendo i mezzi pubblici mi sento sempre sporca. Mi andrebbe solo di buttarmi in doccia. Aggiornamento anche make up. Ragazzi, io questo fondo lo amo, cioè non finirò mai di ripetervelo. Questo fondo qua, esattamente lui. Ho un po' la fronte lucida, ma questo in Corea sarebbe normale, anzi sarebbe salute. Qua sembra sudore, non lo è. Io dico sempre, non è sudore, è idratazione. È diverso. Allora ragazzi, alla fine ieri non ho più finito il vlog. Guardate che c'è troppo sole, perché ho detto vabbè, appunto oggi vado a fare il laser, li porto. Vediamo se riesco a riprendervi qualcosina. Sto aspettando Fra che mi venga a prendere. Sono qui a Velletri. Stamattina abbiamo fatto insieme una diretta dove ci siamo preparati, truccati. Tra l'altro ho aggiunto dei nuovi amici qua alla borsa. La famosa foto del finestrino che mi ha salvata dall'incidente. Ormai vado in giro, tintenna tutto praticamente. Allora sono arrivata nel posto di lavoro della Fra. Quanto emozionante tutto ciò, eccola, guardatela, tutta col camicino. Comunque questo è il centro, e tra l'altro ha sedi tipo ovunque. A parte tutto bianco, tutto candido, guardati, sembra una cosa futuristica. Bellissimo la modalità 4K, ma mi succhia un sacco di batteria. Infatti io stavo riprendendo lì mentre stavo facendo il trattamento, morta la videocamera, quindi ora sono tornata struccata e ho potuto riprendere adesso le clip. Quindi sì, è andata un po' così, però trattamento super, non si sente niente, dura pochissimo. Tra l'altro mi hanno dato un codice che potete usare per avere la prima seduta gratuita. Ci sono diversi centri ovviamente, quindi poi nel link insomma vedrete tutto. Adesso dopo mi devo prendere questo qui, che è il drenante che prendo per il braccio che mi si gonfia dopo questa cosa del laser. Ai tatuaggi, quello che ho fatto ieri intendo. Poi appunto adesso mi faccio la doccia, poi metto la cremina che mi hanno dato al centro. Anche se vi faccio vedere, non c'è niente sulla zona, anzi. E questo qui è il prodotto che devo mettere per 7 giorni, che è l'Elisir. Poi stasera c'è Masterchef. Ora mi disinfetto il braccio, dall'altro c'è lo specchio tutto stozzo, ma va bene. E poi appunto mi do. Domani comincio ufficialmente la dieta che mi ha mandato la nutrizionista, quella nuova, perché devo passare a prendere delle cose al supermercato. Quindi per stasera ancora si mangia bene, ok, ma... Quindi ragazzi, puntata di Masterchef finita anche per oggi. Non capirò mai che in un programma come Masterchef diventino più importanti le amicizie.
amicizie. Sarò cinica. Ma tu sei lì per vincere, dovresti essere contento che se n'è andato un altro tizio. Vabbè, comunque a parte ciò, video finisce qui. Ci vedremo prossimamente con altri video. Domani devo registrare l'haul di Shane, che è un po' particolare, è diverso dal solito, capirete il perché. Detto ciò, spero questo video intanto vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi mando un bacio immenso e ci vediamo presto, ciao!